Che cazzo ci fate? Ciao, ciao. La radio? Ancora la fate? Ma che scherzi? Il podcast dell'oroscopo ha più di 5.000 ascolti a settimana. Ma com'è possibile? Siamo molto brave. Ma cazzo di merda! Ma che cazzo volete? Ma che ho fatto? Ma sei scemo? Non so di che cazzo state a parlare. Ah, non lo sai? Poverino, non lo sa, faglielo vedere. Ecco qui. Il nostro nuovo candidato. E quindi? Ma l'hai letto almeno il programma? Sì, cioè non benissimo perché sono entrato ieri e devo lavorare. Ah, quindi lo sai che cosa c'è al punto 3? Ricordatemelo voi? La chiusura della nostra radio? Questa cosa della radio, che la volete chiudere? Ah. Perché? L'hai mai ascoltata? Oh. Non se l'ascolta nessuno. Ma come se l'ascolta nessuno? Io so che l'oroscopo fa un botto di ascolti. Sì, ma solo quello. Gli altri programmi fanno tutti una media di 6 ascoltatori. Un po' poco per far spendere alla scuola 5.000 euro l'anno, no? Quanto? Costa un sacco di soldi, poi non l'ascolta praticamente più nessuno. Ok, allora facciamo come con i cinema e le librerie. Chiudiamo tutte le attività culturali perché costano troppo e non ci va nessuno. Culturali di che, Sana? Dai, fate l'oroscopo e le recensioni dei sushi. Beh, io veramente sono 3 anni che ho un programma sulle figure femminili che hanno cambiato la storia. Eleonora fa un programma sulla cultura americana e settimana scorsa abbiamo fatto un dibattito tra un imam e un rabbino. Però tu ovviamente queste cose non le sai perché la nostra radio non le ascolti, no? No. Oi. Oh. Ciao. Come va? Abbiamo appena finito di parlare col preside. Che m'ha detto? Che lui e gli insegnanti voteranno a favore della radio. Ahia. No, in realtà mi sa che lasciamo. Ma che dici? Ma già. Ma tutte? Vogliamo un po' tagliare il cordone con questo posto. Segniamo. Vai. Gemme. Vai. Amore mio, sono anni che ti dico, sparirò.